sbaglio, devo andare, ma chi c'è? Fabio Potenzano. Il nostro babbo siciliano, Fabio Potenzano, accolto, cioè, comunque, Napoleone abbiamo, non è da tutti avere in una casa che viene a aprirti la porta a Napoleone. Ma esatto. Allora, Mambo siciliano, tra poco, con un piatto meraviglioso, dopo la reclamo. Allora, con Fabio Potenzano, dalla Sicilia, da Bagheria. Esattamente. Allora, oggi che cosa ci fai? Oggi ti faccio, visto sulla scia di Francesca che ha fatto un piatto leggero, anch'io farò un bel piatto ricco di verdure, di ortaggi ed erbe aromatiche, Evelina. Ma grazie, un po' di formaggio, posso venire a abbracciarti? Un po' di formaggio? Solo che lo frigo il formaggio, dico. Ma no, dai, sei un traditore anche tu. Ma il primo sale lo frigo, ah, una panatura leggera, leggera. Cioè, tu fai una terrina di verdure col primo sale fritto? Era un po' troppo leggera, quindi... Allora, Antonella, Dai. Oggi voglio dare un'idea, visto che le verdure grigliate si fanno in tutta Italia, ovviamente. Da noi poi si condiscono con l'aceto, le erbe aromatiche. Abbiamo qui grigliato delle melanzane, delle zucchine, dei peperoni. E invece questo fa parte del cesto che ci ha portato anche Matt l'altro giorno, ricordiamoci che ha portato dall'orto il cesto. Allora, quindi tu cosa hai fatto? Hai grigliato le melanzane, le zucchine, i peperoni li abbiamo messi al forno sulla griglia spellati, ovviamente privati dei semi, e i pomodori sbollentati, tagliati in quattro, messi al forno con un po' di condimento. Guarda questa inquadratura, grazie Fabrizio, sembra un quadro, è bello, è bellissimo, sembra quanti colori, quante... Olio. Esatto, così. Olio. E questa è la base della nostra terrina. Sì. Dopodiché ci andiamo a preparare un po' di pane, mollica di pane, pane raffermo, quello che avanza in questo modo, e lo andiamo a frullare con le erbe aromatiche. Te l'avevo detto, Evelina, che avrei messo anche le erbe aromatiche, così riduciamo il sale. Però diciamo c'è sempre il formaggio fritto, ma non fa niente, un piccolo dettaglio. Che... Quindi basilico, menta, prezzemolo e delle foglie di origano fresco. Le erbe aromatiche ovviamente sono estremamente personali, utilizzate quelle che avete in casa, potete anche metterne soltanto un'unica erba aromatica. È chiaro che più erbe aromatiche ci sono, più la panur viene buona. Viene certo. Buona, esattamente, gustosa. Andiamo a frullare in questo modo e questa sarà la base che ci andrà a saldare tutte le nostre verdure. Una frullata velocemente. Comunque, Eve, come sempre ci possiamo fermare fino a un certo punto della ricetta, poi uno, certo. Quella è la golosità, no? Che il primo sale fritto è una gola. Può fare anche al forno, prima al forno. Anche alla piastra, sai. Anche alla piastra. Evelina, grande... lei si fermerà un giorno proprio prima dell'ingresso. Prima dell'ingresso, non entrerà lì. A proposito di ingresso, tu sei stato chiuso fuori di casa oggi. Stamattina ho avuto una piccola disavventura, è successo, sono arrivato un po' in ritardo, trafelato, però sono anche riuscito a lavarmi, pensa, una cosa incredibile. Ah, no, perché? Sì, perché un certo ma non te l'avrei chiesto, no, perché certo uno dice scusa, non ti sei lavato, no. C'è stato il rischio che io dovessi scegliere tra venire in televisione o lavarmi. Però allora, non voglio chiederti dove sei andato, nel frattempo, cioè come mai eri fuori di casa, perché sono cose troppo, ecco, personali, non vorrei andare a toccare cose che... Allora, noi abbiamo preso le foglie del porro, quelle esterne, quelle un po' dure, le abbiamo sbollentate, le ho appoggiate sulla carta da forno. Ecco, volevo far vedere che sotto le foglie c'è la carta da forno, vedete? E queste foglie sbollentate. Ma guarda che questa è una bella idea, carta da forno, le foglie di porro sbollentate, che così fa un po' da letto. Esatto. Ripeto, questo è un modo diverso per mangiare, che qualcuno può dire le verdure noiose alla griglia saranno buone. Ma poi questo qua, quando lo tagli, vedi tutti i colori. Tutti i colori, che esattamente, meraviglia. Profumi, gusti. Sai che questa è una roba che ti copieranno tantissimo? Pane. È proprio bella. Questo pane è fondamentale perché cosa fa il pane? Asciuga l'umidità delle verdure, ok? Andiamo a mettere... Non c'è l'ordine anche delle verdure. Io ho utilizzato zucchine, melanzane, peperoni e pomodori perché questa è... Beh, l'estate. Esatto, bravissima, in vista dell'estate. È l'estate addosso, capito? Oh. Eccola, è messo sempre pronto. Maestro, è nato pronto. Grilletto veloce. Allora, ovviamente cambiando ortaggi, quelle invernali, quelle autunnali, potete fare qualsiasi cosa in questo modo. Cioè questa è una terrina che segue le stagioni, no? Quindi esattamente. Adesso... I pomodori, perché li abbiamo? Perché sono ricchi d'acqua, quindi li abbiamo appassiti, l'abbiamo fatto altre volte, i pomodori infornati, i pomodori confino. Vedi Lori, la domenica potresti fare ogni tanto una ricetta leggera. Ma ogni tanto faccio anch'io le ricette leggere. Perché io lo guardo. Il problema è che poi ci attacco il primo sale fritto. Ieri mi ha scritto un'azienda, Anto, te la racconto, che mi ha fatto molto ridere. Ciao, ti seguiamo e crediamo che il tuo stile di vita sano sia perfetto per noi. Eccola. Avete seguito una persona sbagliata. No, è stato carinissimo perché poi lui mi ha chiamato e mi ha detto forse pensavano di parlare con Marco Bianchi. Sì, no? Esatto, invece... noi ci assomigliamo. Scusa.
No, non ero io. Pressiamo comunque, bene in questo modo. No, non è modo. Vero, perché comunque noi mangiamo bene, dai. Adesso mangiamo tanto, il problema è quello, però... Il quantitativo sempre. È il quantitativo. Infatti qui ci sono tante verdure, però poi la fetta la tagliamo ad un centimetro e mezzo, perché insomma la porzione... A parte che le verdure le possiamo mangiare, le uniche verdure ne possiamo comunque mangiare tante. Questa ricetta è proprio carina, sai, mi chiudiamo piace tanto. In questo modo. E poi adesso le verdure, dai, è il momento. Poi facciamo questo lavoro, così ecco perché, vedi, la carta da forno. Ecco, pressiamo la carta forno qua e solleviamo. E vedi, il porro rimane attaccato e fa un da quest'altra po' da parte. Bene. E chiudiamo con la carta da forno. E così. Il barbatrucco che ci piace, quello di prendere uno stampo da plum cake classico pieno di sale, lo appoggiamo qui e lo andiamo a cucinare in questo modo, in modo che è pressa. Ah, che forte. Quanto deve stare nel forno? 140 gradi, quindi la temperatura un po' più bassa, 30 minuti circa. Mezz'ora a 140 gradi. Tanto lo leggete. Questa si prepara prima, si può mangiare calda, si può mangiare fredda. Poi uno la riscalda magari, la tiepida l'ultimo. Esattamente. Ma anche fredda come una parmigiana si può mangiare. Sì, assolutamente. Bene, ti tolgo intanto le verdure. Grazie, Antonella. Ce l'abbiamo qui. Ora questa l'ho cotta col peso e quindi la andiamo a smodellare direttamente sul tagliere. Spettacolo. Ce l'ho qua. Uno. Quindi togliamo la carta. La carta stessa ci aiuta. Ci aiuta a tirar fuori. Esatto. Questa la possiamo tagliare così. E la terrina è pronta. La tagliamo tra un attimo. Ce la tagliamo e la mettiamo. Sì. Mettila lì davanti, guarda, che è talmente carina. Tanto fa parte della nostra ricetta e quindi del nostro piatto. Andiamo al nostro primo sale. Allora, il nostro primo sale lo possiamo mangiare, come ha detto l'Evelina, in purezza, grigliato, al forno. Però oggi noi vi facciamo vedere anche la frittura, no? Grigliato, facciamo un riassunto. Grigliato, pentola antiaderente. Bravissima. Quindi, ma anche, sai, da noi si mangia il cacio all'argentiera, che è formaggio, padella calda, viene fatta una crosticina da una parte e dall'altra, viene girata e poi condito con una spruzzata di aceto, origano e fettine d'aglio. Perfetto. Argentiera perché ricorda un po' il gusto della carne che veniva fatta lì. Quindi, oppure lo utilizzate in questo modo, grigliato, al naturale, speziato, con un po' di semi, insomma, chi più ne ha più ne mette, in tutti i modi. Lo andiamo a tagliare. Io quando fingo di essere a dieta lo mangio al naturale. Ma Evelina, è vero che, dico, questo è un formaggio, essendo primo sale, quindi ha preso il primo sale ancora fresco, rispetto a un formaggio stagionato, ne possiamo mangiare un po' di più, giusto? I formaggi freschi li possiamo porzionare in 100 grammi rispetto agli stagionati. Primo sale... Alla settimana. Alla settimana. Ecco. Il primo sale siciliano spesso è di capra, anzi quasi esclusivamente, e quindi è abbastanza diverso anche dal primo sale che troviamo in Lombardia, perché quello è sempre vaccino e va solo incontro a una breve salamoia, un po' come si fa con la feta. Quello siciliano può anche arrivare a stagionature leggermente più alte, quindi qua Fabio ne usa uno freschissimo proprio per preservare. Esatto, noi si parte con la tuma, che è il formaggio che non ha completamente sale. Poi c'è il primo sale, che è il primo sale che prende, e poi da lì in avanti inizia il pecorino con tutte le stagionature. Infatti risulta all'assaggio un po' insipido, no? Come... Esatto. Ecco cosa hai fatto, scusa? Farina, un po' d'acqua, fino a ottenere una pastella un po' acqua dura. Acqua gassata naturale? Naturale. Okay. Facciamo una pastella semplice, non dobbiamo fare una tempura, serve soltanto per far aderire la panatura. L'uovo, perché l'uovo ci serve per far aderire bene la panatura, e poi aggiungiamo il resto dell'acqua fino a consistenza. Ora, quale sarebbe questa consistenza? Noi potremmo dare anche delle dosi ben precise, però il consiglio è quello di immergere il dito, e la pastella deve velare il dito come se fosse una panna fresca. Esatto. Okay? Questa è la consistenza giusta. Perfetto. A questo punto ci andiamo a preparare la nostra panatura. Pane grattugiato e cimino, giggiulena, semi di sesamo, anche qui siamo in Sicilia, dico... Certo, come si chiama in cimino? Cimino. Cimino, giggiuleno, sesamo. Andiamo a mescolare il sesamo tostato, che dà gusto, no, è molto buono. Poi è molto pregiato quello siciliano. Certo. Buonissimo. Molto. Buttiamo dentro, vedete, il primo sale della pastella. L'unica accortezza, dobbiamo fare due panature. Perché come mai hai fatto? Adesso faccio una domanda scema, però. Sì. Nell'impanatura uno può fare uovo e poi pan grattato con il... Sì. Come mai tu invece hai preferito fare proprio la pastella? Cioè, che differenza c'è? Intanto è più pratica e più veloce, perché come vedi io anche da solo posso fare questo lavoro. Il momento della panatura è un momento, nella sua semplicità, un momento particolarissimo, perché la panatura, la polvere, deve ricoprire bene ogni singolo pezzo. Soprattutto se siamo in presenza come il formaggio, altrimenti esce fuori. Perché sennò uno dovrebbe fare la farina, l'uovo e cose, invece mette tutto dentro. Che ci sono tre passaggi, esatto. E quindi diventa... E questo ce l'abbiamo pure pronto da friggere e lo mettiamo qua. Ah, non lo friggiamo subito? Lo friggo subito. Fate un po' caldo. Sì, proviamone con uno.
mettiamo l'olio pipia, eccolo alto. Qua, friggiamo un po'. Sì, certo, Franci. Ma è come, adesso magari adesso mi tira una scarpa, è come la pastella per ripassare le arancine? Esattamente, proprio esatto. Noi paniamo tutto con questa pastella, quando d'estate dobbiamo dare la pittura ai muri, usiamo pure questa, non mettiamo l'uovo. Quindi la, vuoi la fare pastella già, la è l'uovo. Acqua fredda, farina, farina e uovo, sì, e poi il pane grattugiato, esattamente. Ah. E poi vabbè l'impannatura, però la pastella è... Solo farina e acqua. Invece di mettere, capito come si fa sempre, sì, quando si impanna, la farina, l'uovo e il pan grattato, la farina e l'uovo vanno insieme con un po' d'acqua e il pan grattato a parte. Esatto. Dicevi, Mauro? Abbiamo fatto anche noi, quando abbiamo fatto le frittatine, quelle di bucatini, mm-hmm, solitamente si fa questa pastetta di acqua e farina, bella fluida, e poi si buttano direttamente in olio, quindi si crea questa patina esterna affinché racchiuda all'interno il ripieno e non lo rovini in frittura. E quindi rimane bello compatto. Esatto. Assolutamente. E adesso abbiamo i fiori di zucca, fiori di zucca, altra cosa meravigliosa. Li potremmo lasciare, non dico crudi, però li apriamo, togliamo la parte interna, li andiamo a spolverare leggermente di formaggio grattugiato, li andiamo a mettere in microonde fino a che otteniamo questo prodotto qua. In microonde quanto tempo ci vuole? Massima potenza bello del vostro microonde, sempre. Ma guardate, okay, che belle che vengono, sono belle croccanti, chips, sono gustose. Un minuto, due minuti, guarda, tre minuti. Vanno da 40 secondi, da 20 secondi a 40 secondi, dipende un po' guardare, dalla potenza del microonde che abbiamo a disposizione. Qui il formaggio è pronto. Sì, perché non deve essere, non deve cuocere il formaggio, capito? Ci ricordiamo quindi sempre che la frittura, se mangiata immediatamente, dentro l'alimento è ghiacciato, anche quando mangi l'arancina dentro è ghiacciato. Certo. Bisogna attendere un attimo che il calore penetri, certo, fino all'interno. Siamo pronti per tagliare la nostra, certo, terrina. Adesso vedrete che bella la terrina tagliata, certo, perché è questa che è la bellezza. Guardate, questa terrina che ha avuto il porro sbollentato come... Guardate i colori. Spettacolo. Sembra proprio... Io questa terrina te la copio subito. E noi siamo con felici. Con il primo sale, guarda veramente una bellissima idea. Due... Tre, il primo sale, un po' di sale, visto che prima gli metto il secondo sale, il secondo sale, mettiamo la così frittura per i bambini, oppure un che po' bella di primo golosa sale, un bello ciuri cucuzza, mm-hmm, lo mettiamo qua, e le nostre cialdine croccanti, che fa? Ma guarda che grande piatto che ha fatto Fabio Potenzano, bravissimo! Super bravo, viva guarda! L'estate. Viva grazie l'estate, a tutti, viva la Sicilia, posso viva dedicare questo piatto a un, certo, carissimo amico che in questo momento ha bisogno di tanta forza, quindi Rosario, siamo con te. Rosario, siamo con te anche noi, lo sappiamo, non ti conosciamo, ma ci fidiamo di Fabio, grazie.